Allora, professore, brevemente in un minuto, cosa cambierà se lei sarà il rettore di questa università? Se diventerò rettore di questa università ci saranno molti cambiamenti. Intanto sul terreno della ricerca, perché sarà immediatamente previsto un fondo di finanziamento per la ricerca di base, che in questo Ateneo da molti anni non c'è, non esiste. Poi per l'incentivazione e il finanziamento dei dottorati di ricerca e delle borse di dottorato, garantire una migliore qualità della didattica anche facendo accordi e consorsi con le università a noi più vicine, per garantire migliori servizi agli studenti facendo accordi e costituendo un tavolo permanente di confronto con le regioni e tutte le istituzioni sociali che possono essere interessate. E per molte altre cose, ma una ne vorrei dire soprattutto infine, un diverso metodo di governo dell'Ateneo, un metodo collegiale, partecipativo e basato sull'assoluta trasparenza di tutto ciò che viene discusso e deliberato negli organi di governo dell'Ateneo. In questo Ateneo che cosa cambierò? Cercherò di dare trasparenza, cercherò di mettere collegialità, cercherò di coinvolgere il più possibile tutti, e per ridare a tutti quanti la voglia di appartenenza a questo Ateneo che per troppo tempo non si è occupato dei suoi componenti e ha fatto sì che non ci fosse più da parte dei colleghi, dei docenti, dei non docenti, anche degli studenti, una situazione di voglia di vivere all'interno di questa istituzione. Io vorrei creare un nuovo Ateneo che sia al passo col terzo millennio, in cui ci sia prima di tutto una sensazione comune di gestione dell'Ateneo, quindi l'Ateneo è l'Ateneo di tutti, tutti devono collaborare alla gestione dell'Ateneo e tutti devono sentire l'Ateneo come cosa propria. Questa è una svolta, perché ci troviamo in un momento in cui c'è una grossa insoddisfazione, un grosso malcontento, una grossa sfiducia. Io invece sono ottimista per il futuro, l'ottimismo che deriva dal fare, dal fatto che noi abbiamo grosse potenzialità sulla didattica, sulla ricerca, dobbiamo solo saperle mettere a sistema, utilizzare un sistema di valutazione che ci aiuti a individuare le criticità e i punti di forza del nostro Ateneo. E sui punti di forza può andare verso l'internazionalizzazione, con dottorati internazionali, master, riqualificare il servizio agli studenti, perché gli studenti sono il cuore dell'Ateneo. Quindi mettere lo studente al centro dell'Ateneo, garantire servizi agli studenti, dal tutoraggio, orientamento, al servizio di inclusione per i diversamente abili, quindi fare in modo che l'Ateneo risponda a tutte le esigenze. Sicuramente cambierà il modo con cui il rettore si rapporta con il resto dell'Ateneo, perché ovviamente una persona nuova ha le sue caratteristiche, i suoi lati positivi, i suoi lati negativi, le sue peculiarità, le sue capacità, e perciò cambierà un po' sicuramente il rapporto con gli organi, cambierà il rapporto con i ricercatori, col personale tecnico amministrativo, probabilmente anche con gli studenti. Sicuramente noi veniamo da un periodo in cui c'è stato un certo accentramento decisionale e tutto l'Ateneo sente il bisogno di una maggiore partecipazione di tutti alla vita dell'Ateneo. Ma innanzitutto cambierà la rotta del nostro Ateneo. Sarà un Ateneo che guarderà al mondo intero e non più al suo interno, un Ateneo che sfiderà lo scenario internazionale, un Ateneo che rilancerà sul rinnovamento, sulla discontinuità e soprattutto che sarà in grado di valorizzare due elementi: la qualità e l'eccellenza della storia di questo Ateneo, perché noi insistiamo su un territorio speciale, dovremmo essere in grado di proiettarlo attraverso l'università in giro per il mondo. In secondo luogo, noi cambieremo anche l'idea di rapporti con il territorio. Saremo noi una guida, un supporto per lo sviluppo di questo territorio insieme alle istituzioni più importanti, e non saremo più lì a protestare dalla mattina alla sera per dire di quello di cui abbiamo bisogno. Proveremo a tracciare una rotta ed insieme questa università speciale, questo territorio potranno affermarsi sullo scenario mondiale.